Siamo alla casa del pescatore, luogo simbolo della marineria sanbenitese, con tanti ricordi anche appesi alle pareti. Siamo con Rolando Rossetti, presidente del Circolo dei Sanbenitesi, in occasione della presentazione degli eventi in programma per ricordare i 50 anni del Rodi. Qual è, sarà l'apporto del Circolo dei Sanbenitesi? Ma già inizialmente siamo stati insieme i promotori di questo comitato che è nato alla fine del 2019 e a gennaio 2020 si è presentato con una conferenza stampa. L'apporto è quello che abbiamo sempre dato a questa città, cioè quella della storia, della cultura, di tutto quello che è stato San Benedetto nel passato, sia a livello di pesca atlantica, sia a livello di pesca costiera, ma anche come vita marinara di tutti i giorni. Quindi è un apporto che noi crediamo abbastanza importante e in ogni caso che avremmo dato e che diamo con piacere. Un paio di iniziative già l'abbiamo fatte quest'estate, che è stata la serata azzurra e poi appunto adesso usciremo fuori insieme con questo film la compagnia Renulo sta buttando giù, sta preparando. Manca l'amministrazione comunale, c'è stato qualche richiamo durante la conferenza stampa perché avete cercato un incontro col comune, però poi avete letto di un comunicato e il comune fa delle iniziative senza consultarvi. Qual è la vostra opinione in merito a quello che sta accadendo? Guarda, più che una polemica è una constatazione dello stato di fatto. Nella conferenza stampa di cui parlavo prima, quella fatta a gennaio, noi abbiamo coinvolto l'assessorato della pesca, che era quello che ci hanno indicato deputato a questo tipo di manifestazione, di questo tipo di progetto, e l'assessore Filippo Olivieri, tramite Maria Adele Girolami, ha partecipato alla conferenza stampa, quindi noi l'abbiamo coinvolto. Con stupore e rammarico abbiamo visto che il comune ha un paio di settimane fa convocato una conferenza stampa nel quale annunciava un progetto simile a quello che stiamo facendo noi. Io credo che, come si dice, l'unione fa la forza ed era quella che noi abbiamo messo e apportato ognuna delle nostre associazioni, ma anche delle persone comuni che sanno di questa storia. Questa iniziativa del comune sinceramente non la capisco, ma se il sindaco ha deciso di fare in questo modo non è che deve rendere conto a noi, ma ci dispiace, ma noi andiamo avanti, troveremo, la gente chiaramente capirà poco, nel senso che in una città si fanno due manifestazioni quasi similari, però io ripeto, noi andiamo avanti per la nostra strada, il sindaco ha deciso di andare da un'altra parte, in bocca al lupo. Grazie.